Quando il cancro diventa storia. È il titolo della quarta festa dell'oncologia. L'evento annuale organizzato dal gruppo Abbracciamo un Sogno e dall'Oncologia Medica del Day Hospital dell'ospedale Businco di Cagliari lancia un messaggio positivo e di speranza. Di cancro si vive, oltre il cancro si vive perché la vita non è la malattia, ma tutto il resto. Il lavoro, i propri hobby, le amicizie e la famiglia. Uno dei temi fondamentali di questa edizione è la farfalla che rinasce più bella di prima e vola leggiadra per raccontare quel percorso che col tempo diventa storia. Già, perché la storia conserva il ricordo di ciò che è stato e la consapevolezza di chi siamo oggi. Con noi Maria Dolores Palmas, infermiera del quinto piano dell'ospedale Businco di Cagliari, il piano del Day Hospital dell'oncologico. Lei è una delle fondatrici del gruppo Abbracciamo un Sogno, che porta avanti il progetto di creare delle feste dell'oncologia. Siamo arrivate al quarto anno, alla quarta edizione. Ciao Dolores. Ciao Valentina. Sì, quarta edizione, abbiamo seguito un percorso, adesso vogliamo dare un altro annuncio di speranza, che è quello che il cancro può diventare storia. Ci sono molte storie che raccontano di pazienti con diagnosi più vecchie di 10 anni, se vogliamo dire. Oggi sentiremo tre donne, una delle quali ha una diagnosi di 26 anni fa, e di conseguenza l'annuncio, diciamo così, che il gruppo vuole portare, al di là del fatto che di cancro si vive, che è poi il motto che muove il gruppo, è che il cancro può diventare storia. Possiamo guardare indietro e chi ce l'ha fatta dice: sì, è stata dura, però ce l'abbiamo fatta. Che senso il cancro può diventare storia? Anche nel senso che comunque è qualcosa che si può raccontare, un'esperienza che fa parte della propria vita. Beh, io mi faccio portavoce di quello che le donne e gli uomini che vivono questa esperienza dicono. La malattia si può anche raccontare, la malattia, se vissuta in un certo modo, se condivisa soprattutto, ed è questo l'obiettivo del gruppo, può essere raccontata pur se attraversa delle pagine tormentate, perché non tutti hanno un percorso normale. Siamo qui anche a dire che molti non ce l'hanno fatta, anche persone che con noi hanno condiviso un percorso, hanno condiviso un obiettivo, non ce l'hanno fatta. Però il messaggio che vogliamo dare è che il cancro fa parte della vita, non dobbiamo permettergli di rubarci più di quell'organo. La testa, la mente, il cuore deve essere sempre libero di vivere e libero di volare. Il cancro fa parte della vita, ma non è la vita della paziente. In che modo si può far sì che non occupi tutta la vita del paziente e della paziente stessa, ma sia, se vogliamo, chiamiamola una realtà di essa, una parentesi? È difficile che possa essere considerato in questo modo. È difficile ma non impossibile. Io credo che il gruppo da questo punto di vista sia un'ancora, un contenitore. A me piace definirlo contenitore. Contenitore di emozioni, contenitore di dolori, contenitore di paure. Ma nello stesso tempo è anche la forza di chi attraversa quel tempo oscuro. Si può raccontare, come se si può raccontare? Si deve raccontare, perché chi ha attraversato questo tempo ha l'obbligo morale, diciamo così, di sostenere chi è all'inizio o chi sta attraversando momenti difficili. È un obbligo morale, diciamo che è etico. Quello di oggi è un giorno di festa, spesso e volentieri si associa la parola festa al giorno dell'evento, ma questa festa in realtà più che altro è un percorso che oggi si corona con il cosiddetto giorno dell'evento, perché questo percorso è durato mesi e mesi per arrivare a quella che oggi è la festa, mesi di preparativi. Sì, la festa è il culmine dell'anno sociale. Il gruppo si incontra periodicamente, crea anche altri momenti, non solo questo. Tutto quello che colora la festa è frutto delle mani delle donne e degli uomini del gruppo. Tutto quello che nutrirà gli ospiti della festa è frutto del lavoro delle mani di chi attraversa anche questo tempo, di chi accompagna i pazienti, perché c'è tutto un tessuto attorno al paziente che va sostenuto, perché ok, è il paziente che vive il cancro, però la realtà attorno al paziente soffre tanto quanto. Tante volte la difficoltà di poter dire chiaramente di star male fa star male in due solitudini differenti, su binari differenti. E io credo che il gruppo da questo punto di vista si stia ponendo, e parlo per questa quarta festa, si stia ponendo in questo senso come ricchezza, anche dal punto di vista del supporto sociale a un percorso che può essere difficile.
affrontare la realtà oncologica con una festa significa dare spazio alla creatività e mettere da parte la malattia. Sì, quest'anno poi abbiamo, da quest'anno, perché poi il progetto continuerà attraverso il sogno di una paziente, Elisabetta Cuccu, una paziente ematologica, abbiamo realizzato il progetto Orco Illogico. È stato un percorso di tutto l'anno sociale, dopo un gruppo di donne, parte infermiere e parte pazienti, ha realizzato il corto che a fine festa metteremo in atto. È stato un lavoro splendido perché attraverso quei momenti di condivisione, quei momenti dove ci era richiesto di uscire dalla parte reale, ecco, abbiamo aiutato le pazienti ad acquisire una dimensione nuova della vita, dell'essere creativi. Siamo arrivati alla quarta edizione della Festa dell'Oncologia. Sì, siamo contenti perché siamo arrivati tutte quante in massa. Tutte insieme in un progetto comune. Sì. Questo è il nostro simbolo. Abbracciamo un sogno. Siamo qui per far partecipi tutti i nostri compagni della situazione che noi in qualche maniera abbiamo affrontato col sorriso. Un sogno che si realizza. Sì. Siamo felici, poi quest'anno l'ubicazione è meravigliosa, il Lazzaretto ci piace molto. Forse avremmo avuto bisogno di una sala più ampia, non aspettavamo tutta la gente che è qua. Siamo arrivati al quarto anno, ma l'entusiasmo è come quello del primo della Festa dell'Oncologia. Esatto, per me è effettivamente il secondo anno, perché io sono entrata a far parte di questo gruppo solo dallo scorso anno, però mi sembra di aver trovato una seconda famiglia. Questa giornata per me è l'occasione giusta per potersi incontrare, poter ancora condividere. Parliamo ancora purtroppo del Mr. K, però condividiamo in questo modo emozioni, condividiamo gioia, condividiamo risate, perché è da quando siamo arrivate che stiamo ridendo, non sorridendo ma proprio ridendo. E niente, ci auguriamo che questo possa essere solamente un proseguo di queste giornate particolari. Questo è l'evento clou per il gruppo Abbracciamo un Sogno. Noi ci ritroviamo oggi in questo giorno e quindi per noi c'è sempre entusiasmo. Ci rivediamo dopo tanto tempo e quindi siamo contente. Ma scusami, passo due secondi qui davanti. Ma la festa dell'oncologia in realtà non è semplicemente il giorno dell'evento. La festa è un percorso in cui tutte quante si incontrano per dar vita dei preparativi e poi si arriva al momento clou, quello di oggi. I preparativi quanto sono importanti? Importantissimi, perché servono anche per conoscerci meglio, per chiacchierare del più e del meno, cosa che ci divertiamo, ridiamo, certo che sono importanti, importantissimi. Bene, quando si parla di cancro si può parlare semplicemente di una storia da raccontare col sorriso sulle labbra. Allora, per molti il cancro è un termine comunque dove si pensa sempre a qualcosa di male e di brutto, invece per il gruppo Abbracciamo un Sogno il cancro viene visto come un'opportunità, un momento di crescita e soprattutto un modo per dire di cancro come si può vivere, e noi non siamo il cancro perché siamo comunque delle persone con dei progetti e una vita quindi da portare avanti. Il simbolo della farfalla. Allora, la farfalla è un simbolo di leggerezza, non perché noi il nostro problema l'abbiamo affrontato con leggerezza, anzi tutt'altro, però è come dire, la voglia di rinascere, no? E quindi a parte che è un simbolo colorato, e quindi i colori sono quelli che ci contraddistinguono, no? Il nostro stesso logo è tutto un colore. E questa è la maniera per vedere colorato anche in situazioni in cui spesso il colore manca. Vediamo le sfumature di grigio piuttosto che di colore e invece noi continuiamo. Chiamiamole 50 sfumature di colore. Bravissima, sì, proprio così. Meglio che le 50 sfumature di grigio, di sicuro. Che cosa? Quando ho conosciuto Patrizia che faceva la matta. Io pensavo che fossi solo io, invece lei era più matta di me comunque. No, vabbè.
Spiega come veramente come ti sei presentata a me. Mi ha guardato, mi ha detto: eppure non sembravi così pazza. sì, è vero. E tu cosa gli hai detto? Io gli ho detto: ma guarda che i pazzi veramente si attraggono. È un simbolo che per me era molto importante, la farfalla, che dicevo, stavo uscendo fuori da questo buio, perché è un buio, no? E non riesci a trovare la luce. E dicevi, la farfalla per me era un simbolo che non tagliarli mai le ali a questa farfalla, lasciala volare. Perché è vita anche volare, volare ti dà segno di libertà e per me era molto importante. Com'è la dottoressa Manuela Dettori, nel tuo intervento hai parlato di Zanetti, del calcio, dello sport. In che modo lo sport può essere utilizzato per affrontare questa battaglia chiamata cancro? Il gioco di squadra si può riportare anche nella vita di tutti i giorni? Allora, assolutamente sì, penso che lo sport sia importante per molti motivi. Innanzitutto perché ci consente di rimanere magari attaccati a quelle che sono le caratteristiche e le abitudini di sempre, perché ci fa svagare, per cui ci mantiene anche la mente libera e allontana i pensieri negativi, perché ci consente di mantenere attivo il metabolismo e quindi di evitare sovrappeso e condizioni negative anche per una eventuale ricaduta della malattia. E poi il gioco di squadra tantissimo, sia per quanto riguarda noi in ambito sanitario, quindi la collaborazione tra i colleghi, tra medici, infermieri, OSS e tutto il personale sanitario, che anche voi, il gruppo Abbracciamo un Sogno, è un esempio di gioco di squadra ed è molto importante. Se posso permettermi, volevo raccontarvi una cosina. La settimana scorsa eravamo a Sassari per un convegno, si parlava di lungo sopravviventi, cioè di persone che hanno avuto una diagnosi di almeno 5 anni, e noi abbiamo fatto le nostre relazioni frontali, mammella, colon, assistente sociale, tutte relazioni psicologo, bellissime. Poi ci sono state le testimonianze. A Sassari ci hanno detto: abbiamo trovato un'unica testimonianza. Questa signora ha raccontato la sua storia, bella, emozionante, come solo una storia vissuta può essere. E al termine una signora timidamente ha alzato la mano e ha detto: anch'io sono una paziente, ma non avrei mai avuto il coraggio di raccontare la mia storia se non avessi sentito questa storia. Erano storie completamente diverse, però hanno trovato il coraggio, proprio perché, come diceva Dolores, solo chi l'ha provato in prima persona, secondo me, può capire, non dico la storia, perché ognuno ha la propria storia, ma le emozioni provate in certi momenti. E quindi questo è veramente il lavoro di squadra. Seguendo questo filone, il fatto di condividere quelle che sono le proprie emozioni, quanto può essere utile all'interno del gruppo e comunque anche nella vita di tutti i giorni? Vabbè, secondo me è molto molto importante. Poi, ripeto, condividere non vuol dire sempre solo raccontare la propria storia, ma secondo me ciò che conta è condividere le emozioni, le paure, e avere qualcuno che non ti dà la pacca sulla spalla e ti dice: no, vedrai che andrà bene, ma che capisce quelle paure. Perché alle volte, forse come diceva Dolores, è anche un silenzio può essere terapeutico e più utile di parole non dette poi col cuore o non veritiere. Però forse conoscere la paura può essere ciò che aiuta ad arrivare al coraggio, il coraggio di vivere. Assolutamente, assolutamente. Io penso che anche la vostra vicinanza ai nostri convegni, ai nostri eventi, vi renda molto più consapevoli, secondo me, della malattia, delle sue ripercussioni, e proprio conoscere toglie quell'ansia, che poi è proprio la paura di non sapere cosa ci aspetta. Quindi conoscere, se non altro, ci fa sapere qualcosa in più e quindi magari toglie via queste sensazioni negative e ci rende più consapevoli, più padroni della nostra vita. La dottoressa Francesca Cardu, nutrizionista, l'alimentazione è importantissima per i pazienti oncologici, non solo, anche comunque per tutte le persone, per chi non è affetto da alcuna malattia. Assolutamente sì, abbiamo visto stasera quanto l'importanza dell'alimentazione sia fondamentale per prevenire le patologie. Patologie croniche, tra cui appunto il cancro. Credo che ognuno di noi abbia un dovere nei confronti del nostro corpo, proprio perché il nostro corpo ha bisogno di nutrienti, ha bisogno di sostanze per poter vivere e poter vivere in salute. Questo è l'importanza. Per fortuna la natura ci offre tante possibilità, quindi tante sostanze che ci consentono di fare della prevenzione e di curarci, insomma di stare in salute. Quindi, forse la prima cura è l'alimentazione buona. Certo, se tieni conto che il 30% delle patologie del cancro dipende da una cattiva alimentazione, questa è un'equazione che ti dice tutto sull'alimentazione.
ciò che concerne lo stile di vita? Lo stile di vita è fondamentale. Abbiamo visto l'importanza e dell'alimentazione, ma anche di una vita senza stress, l'approccio alla vita che cambia. Probabilmente il tumore cambia anche la percezione della vita, le cose importanti, cosa valutare, realmente e lasciar perdere anche le fesserie. Credo che questo, per quanto riguarda l'importanza della qualità di vita, questo è fondamentale. Durante il suo contributo mi ha colpito un'immagine in cui si parlava del divertimento. Ci sono persone che intendono il divertimento così come un modo per il cosiddetto sballarsi. Bere, fumo, esiste comunque anche un modo sano per divertirsi e questo può essere chiamato divertimento? Assolutamente sì. Io per esempio non fumo, non bevo e mi diverto. E faccio di tutto, solo che oramai come stile di vita ci si incontra per mangiare, ci si incontra per bere e poi non voglio dire per sballarsi perché non è sicuramente la maggior parte delle persone che lo fa, però per mangiare assolutamente sì. Io detesto l'all you can eat, l'all you can eat è sempre pieno, questo la dice lunga, perché proprio vogliono mangiare tanto, preferibile è sempre la qualità. Qualità nell'alimentarsi, la qualità di vita, la qualità in salute, la qualità. E spesso si supera anche quel limite di sazietà a cui si arriva. Perché lo si supera? A volte il sabato in giro con gli amici si dice adesso sono arrivato, però comunque nonostante tutto continuo, voglio mangiare, ho desiderato quel qualcosa, quel dolce, ho desiderato quel cibo, quella pietanza. Perché spesso si va oltre il cosiddetto limite di sazietà? Allora, sazietà, bella domanda. Il nostro fisico, la sazietà, la raggiunge nell'immediato. Tutto ciò che è altro è sazietà mentale. Quindi è vizio, è gusto, il cambiare tipologia di alimento non ti fa saziare mai. Questo ti fa capire perché appunto in un you can eat, in un matrimonio, riesci a mangiare tantissimo. Se sei da sola con il tuo polletto davanti e la verdura, dopo poco tempo hai smesso di mangiare e sei sazia. Quindi è proprio una sazietà mentale che dà soddisfare. Con noi l'oncologa dottoressa Valle, lei avrà vissuto tante situazioni di tumori, una differente dall'altra, in che modo questa malattia può diventare quasi normale e non essere considerata qualcosa di straordinario nella vita delle persone affinché la loro vita sia tutto il resto, le loro abitudini, il lavoro, la famiglia, le amicizie. Parliamo di tumore della mammella fondamentalmente e in ogni caso le malattie sono tutte diverse e oggi dipende dal grado, dallo stadio nel quale la diagnosi viene fatta. Ma comunque abbastanza spesso il colpo della diagnosi di malattia neoplastica ti stravolge la vita, ma poi a seconda chiaramente di quello che è il percorso che la terapia, la chirurgia, l'ormonoterapia, i trattamenti devono essere affrontati, possono essere estremamente variabili. Sicuramente quello che è importante è non pensare, come ci dice oggi, a questa manifestazione, che di cancro si può guarire, soprattutto di cancro della mammella, e col cancro eventualmente che anche ritorna si può vivere, come ci ha detto oggi Abbracciamo in Sogno in questa bella giornata. Oltre a questo si può vivere e si può convivere anche con quella piccola spina e dimenticarla e metterla da parte. Questo fa parte del vissuto individuale, di come la persona, l'ambiente, affronta quello che è anche il proprio essere come persona, come io, come capacità di incanalare le proprie energie verso energie positive o negative, insomma il discorso un po' del temperamento, dell'ottimismo o del pessimismo, del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, del supporto che hai intorno sia da parte delle strutture lavorative, familiari e sociali e delle strutture di cura, dell'affetto dei tuoi cari, ma anche del tuo bagaglio non culturale, formativo, interiore. Per ciò che concerne il tumore alla mammella, le statistiche dicono che è aumentato il numero di guarigioni, la percentuale è altissima. È
aumentato il numero di diagnosi, perché si fanno sempre più diagnosi precoci, ma è aumentato tantissimo il numero di guarigioni che raggiunge oggi a 5-10 anni anche l'85-90% dal momento della diagnosi, proprio perché la diagnosi precoce e i trattamenti integrati che vanno di pari passo al trattamento della malattia alla diagnosi poi hanno una grandissima possibilità di sopravvivenza, tant'è che abbiamo guarigioni dell'85-90% nei tumori piccoli anche a distanza di 10-20 anni. Con noi la dottoressa Chantal Lussu. Il primo passo per combattere il cosiddetto cancro è un sorriso. Sì, diciamo che la prima cosa che ovviamente che viene nell'immediato non è un sorriso, però di certe cose si può anche ridere, perché sorridere è una risposta emozionale che, anche se sembra strano, equivale al pianto, è sempre uno sblocco tensionale, quindi spesso possono anche essere delle risposte paradosso, però poi si arriva sempre al sorriso comunque. Dopo aver raggiunto la consapevolezza di avere questa malattia, è importante in primis l'accettazione. Sì, è un percorso in effetti, accettarla, io più di accettazione parlerei di integrazione nella propria vita, perché accettare un qualche cosa di così forte non lo so se sia possibile veramente. Integrare sì, integrare e soprattutto non domandarsi perché a me. Io ho seguito tante persone che a un certo punto hanno raggiunto la domanda perché non a me, e questo è il primo passo per integrare, assolutamente. Quindi forse più di accettazione io parlerei di integrazione. Premesso che ogni storia è differente dall'altra e il modo di approcciarsi alla malattia è differente per ogni paziente, quale può essere il modo migliore per tutto ciò che lei ha visto? Il modo migliore ricalca proprio lo stile della personalità, ricalca tante variabili, il momento in cui avviene una diagnosi di tumore, il modo in cui viene anche comunicata alla persona. Ci sono tantissimi, tantissimi modi, non saprei veramente definire, anche perché poi ogni storia è unica e questo la rende anche così importante poi alla fine. Quindi non c'è una formula, ecco, di dire se si fa così è meglio o peggio, ognuno trova la propria, ma questa io credo che sia anche la grande forza, cioè trovare, perché ognuno di noi è pronto a questo, anche se non lo sa, perché sono ovviamente energie che si tirano fuori solo nel momento del bisogno, quindi non c'è un modo giusto o un modo sbagliato, c'è il proprio di modo.